Carissimo professor Pini, benvenuto ancora una volta nel TG Tour al canale 111 del Digitale Terrestre. Il nostro network di riferimento è Teleregione Sardegna. Buongiorno. Sul canale 111. L'ho già detto, però insomma era giusto per fare, ce la siamo preparata, ore e ore di preparazione questa gag. Andiamo subito in pubblicità, cari amici telespettatori, un minuto di pazienza e poi proprio della pubblicità parleremo, se non vi dispiace, proprio quel fufu, pubblicità, 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 perché abbiamo conosciuto chi sta dietro tutto questo. Perciò fufu, pubblicità, non scollatevi. Ciao, sono Tont, James Tont, missione cervellone. Gioca anche tu al nuovo quiz game interattivo multimediale. Giù, vinco io. Sano, allenamente! Allenamente! Che bello! Vado subito a giocare! Cervellone Quiz Game, il tuo sano, allenamente! Allenamente! L'hai capita? Allenamente! Perché allena la mente! È facile, no? Paolo Rocca in concerto! Il sogno si veste di veri. Riparte alla grande il tour sardo del cantante più quotato del momento. Paolo Rocca, un viaggio nella melodia e nel romanticismo. Seguilo in tutte le piazze del suo tour. E di rientro in questa puntata del venerdì del TG Tour Sardegna, perché il nostro TG va incontro alla gente, per la gente, tra la gente, con la gente. Sì. Perché anche noi, caro professor Pini, siamo gente. Oh. Tanto che abbiamo intervistato soprattutto chi ha portato questo fufu, il cervellone, qui a Cagliari, ma in Sardegna. Ma in Sardegna, che questo cervellone è un prodotto che ormai furoreggia nei locali cagliaritani ed oltre. Però passiamo prima un attimo, caro professore, se non le dispiace, alle notizie della nostra breve rassegna. Sviluppo Monti tiepido dopo il vertice dell'UE. Leggo paro paro dall'Unione Sarda.it: bisogna fare di più per tranquillizzare i mercati. In effetti Monti sta rendendo conto che la situazione è veramente grave. E qualcuno gli fa presente anche che? Sì, di cominciare già a togliersi. A sbancare. Così, vabbè, speriamo che le cose vanno. Mentre invece chi ha già sbancato è definitivamente, speriamo, è il presidente Berlusconi. Il suo futuro in politica ormai non esiste più e dice: mi chiedo anche io se resterò in campo. Mentre invece se andiamo su un giornale nazionale dice proprio: in campo non ci rimane più. Berlusconi non esiste più, non esiste più Bossi, la politica sta cambiando. Insomma, svoltato nel senso buono della parola, sarà un semplice pensionato. Un pensionato, come è giusto che sia, una persona di 76 anni, suonati. Oh, soldi ai partiti, sì alla commissione per il controllo, via libera all'organismo ad hoc per verificare i bilanci con il parere contrario della Corte. Allora, caro professor Pini, come avevamo già accennato, dopo queste due brevi notizie relative al nostro TG Tour, alla nostra rassegna stampa, presentiamo diciamo così, il nucleo, il nocciolo duro di quello che è il cervellone qua in Sardegna, che è un gioco a premi. A premi, tra virgolette, perché i premi ovviamente non se ne possono dare, però si vince durante la cena, è molto carino, è un'alternativa sicuramente al karaoke, da un'intervista condotta per noi eccezionalmente al nostro Rubens di Notte Mania, ha sentito Paul De Santi. Quindi vediamo questo breve sketch fuori sede, diciamo così. Lo mandi, lo mandi. A voi il servizio.
Quindi grazie per la linea, si parla qui di intrattenimento nuovo per le famiglie, per i giovani, e visto che sta per partire l'estate, parliamo di un nuovo quiz game che terrà banco in tutta la Sardegna e io ne voglio parlare con Paul De Santi. Ciao Paul. Ciao Ruben, un ringraziamento naturalmente a tutta la redazione del TG Tour. Beh sì, si parla di intrattenimento, si parla di locali, il nuovo modo di divertirsi in tour per tutta l'isola, il cervellone, il quiz game direi più amato d'Italia. Ecco, sta parlando l'estate, quindi è una formula nuova per divertirsi e per diciamo intavolare delle belle serate in famiglia. Beh certo, tu immagina a entrare in un locale e ritrovarsi un telecomando wireless fra le mani e battersi un tavolo contro l'altro su domande di cultura generale. Divertente, ci sono le opzioni di risposta, si possono creare tantissimi altri giochi all'interno, insomma una cosa proprio divertentissima. Vi consiglio di venire, nel qual caso leggeste da qualche parte il cervellone, ma un modo anche per chi ha locali di invitare tutti noi del cervellone per così far divertire il pubblico. Quante volte avete giocato soltanto un pochino per finta in casa vostra, rispondendo alle domande del chi vuole essere milionario per dirti, oppure invece potete farlo realmente in maniera ludica, sedute in un tavolino di un locale o di un ristorante o di una pizzeria dove volete, e nel mentre giocare e rispondere e anche diciamo un po' di competizione. Ah beh, che ci vuole, non deve mancare assolutamente. Beh sì, direi che è un modo diverso di passare la serata, perché così come hai esordito tu, no, è anche per le famiglie, per i ragazzini, per i giovani, insomma un modo di divertirsi che vale la pena veramente di vivere. Noi vi aspettiamo in tour per tutti i locali, il cervellone, il quiz game più amato d'Italia. Vi aspettiamo. Grazie mille Paul, ridiamo la linea ad Antonio. E rientro qui al TG Tour, sempre rientriamo qui, la nostra base è questa, sì, caro sì, professore. È vero, il tempo insomma sta... È inclemente, continua un pochino a darci delle illusioni mattutine per poi cambiare la sera e degenerare. Andiamo un pochino a vedere se ci sono altre notizie che accolgono così di soppiato la nostra diciamo così, attenzione. Brindisi, una pista interna alla scuola. Cioè praticamente si sta incominciando a sospettare che all'interno della scuola si muovesse qualcosa che... non ha niente a che vedere con quella terroristi, mafiosi, soprattutto persone che abitavano nei pressi. Ci si sono già dissociati dal gesto i mafiosi, dicendo che se lo acchiappano loro lo mangiano. Addirittura adesso arriva una lettera delle BR: non colpiamo gli studenti. Quindi sono tutti, diciamo che la sezione terroristi, tutti i delinquenti si dissociano, che poi alla fine sono meno delinquenti degli altri. Si è presentato questo qui, il dolore di un papà, poveraccio, che dice acchiappatelo. Le indagini sull'attentato costato la vita a Melissa Bassi praticamente mostrano una pista che porta all'interno della scuola. Mostrato alle studentesse il video dell'uomo ricercato, nessun dubbio, è sicuramente lui. Oh, andiamo avanti, furto di libri nella biblioteca Girolamini, 5 in manette, c'è anche il direttore. Professore, hanno rubato dei libri. Il nostro amico Pinuccio Sciola direbbe: se li hanno rubati vuol dire che gli piaceva. Beh, da parte mia ben vengono tutti i furti di libri, cioè vuol dire che c'è l'interesse, una sete smodata di cultura. Certamente l'azione è deprecabile. Però almeno se questo deve essere, vuol dire che leggono. Però io consiglio a tutti, scambiatevi i libri, quando non li leggete più datele a vostro cugino, cugino gli dà un altro familiare, e se non avete cugini fateli trovare in una panchina, è vero. Così qualcuno se li legge, ma almeno così si leggono. Si ricorda Moby Dick, professore, che meraviglia, quante avventure. Ma lei leggeva anche dei fumetti? Sì, però in età più tarda. Quindi Iacula, Oltretomba. Sì. Zona. E vabbè, ragazzi, anche noi siamo stati giovani. È vero. Prossimo servizio, professore, lei mi insegna che abbiamo un inviato speciale per documentare la nuova istituzione della pista ciclabile in via Dante a Cagliari, meravigliosa pista ciclabile, che però ha un piccolo tallone d'Achille. Vediamo chi è l'inviato speciale. Grazie della linea, Angelo Pili, siamo qui in via Dante, soprattutto parliamo oggi di piste ciclabili. Ma scusi professore, come fa? Lei era 2 minuti fa al TG Tour. Sì, ma mi faccio in quattro in quanto c'è la dottoressa Valentina Ligas che, come posso dire, ha avuto un incidente, perciò è incidentata. Che si dice di questa pista ciclabile?
Ecco, tra le tante cose di questa amministrazione ZED, dobbiamo dare merito a questo giovane amministratore, questo nostro giovane sindaco che ha veramente fatto le piste ciclabili. Vi ricordate veramente tutta l'associazione Città Ciclabile che ci riempie ogni settimana di passeggiate, escursioni, tutte con la bici? Soprattutto loro chiedevano questa pista ciclabile. Come potete vedere, certamente la pista non è che sia molto ampia, ma neppure molto ristretta, e qui possono passare solamente le piste, solamente le bici. Però ecco, immaginate che certamente il ciclista molte volte deve avere a che fare con le macchine, perché le macchine sono qui, perciò devono stare molto attenti che qualcuno proprio non gli apra all'improvviso lo sportello e questi qui vanno a finire in ospedale. Ecco, perciò ecco, possiamo già cominciare a vedere i nostri ciclisti, e adesso cercherò così. Siete soddisfatti di questa pista ciclabile? Sì, assolutamente. Ecco. Anche se i cagliaritani si devono ancora abituare a controllare se c'è qualcuno prima di aprire lo sportello. Ecco, ma sono già successi degli incidenti, qualcuno, o nel caso che vi occupano veramente la pista ciclabile? Sì, che occupino la pista, sì. Incidenti non ne ho visto, anche se ho visto proprio ieri mattina un litigio tra un signore che andava in bicicletta e un'altra persona che ha parcheggiato la macchina. Hanno litigato a parole, chiamo la municipale e il signore con la macchina gli ha detto: chiami anche il manicomio che le serve. Insomma, ci sono dei cagliaritani che sono riottosi, o sono cagliaritani o anche di altri paesi che pensano che la città è solamente a misura dell'automobilista e della macchina. Esatto, esatto, questo perché la vita frenetica dei cagliaritani si misura su quattro ruote. Senta, ma noi siamo stati in Olanda e lì invece vediamo che c'è un rispetto. Io mi ricordo anche ci invitavano a passare oltre. Un attimino lì che stiamo bloccando. Prego, prego. Sì, anche in Spagna è tutta un'altra cosa. La cultura della bicicletta qua a Cagliari non c'è. Insomma, si spera in avvenire. Però ecco, adesso da qua qualche mese, insomma, la pista ciclabile c'è. Insomma, quali sono le vie indicate? Beh, via Dante è ottima, sì, perché comunque ha grande traffico. Mi piacerebbe avere anche Viale Poeto per raggiungere il Poeto più facilmente, con più sicurezza. E poi, non lo so, anche il lato via Roma non sarebbe male. Cosa gli può dire a questo giovane sindaco, a questo Massimo Zeda? Vada avanti, ritorni indietro, continui. Vada avanti, continui così, che sta facendo del bene a tutti, ciclisti e non ciclisti, perché comunque è anche un diminuire dello smog. Ecco, un signore della municipale. Loro sono vicino a voi, la municipale. Sì, come vede, anche là una macchina già parcheggiata dove dovrei passare io, quindi. Però sembra che stia andando tutto bene per adesso. Speriamo in un miglioramento. Siamo già a un buon punto, ma un miglioramento non sarebbe male. E noi ti ringraziamo. Grazie a voi. Arrivederci. Cari amici, vi rendiamo alla linea TG Tour. E siamo in chiusura. Questa puntata è volata via, caro professore, perché come tutti i venerdì, e come tutti i lunedì, martedì, mercoledì della nostra vita, facciamo il TG Tour. Speriamo che sia un prodotto che piace alla gente, ma visto e considerato che su YouTube, su Facebook e dovunque nel web, ma anche in televisione, gli ascolti sono schizzati. sono schizzati all'infinito, sono decine e decine di migliaia di ascolti. Sì. Quindi, professore, non ci rimane che dare appuntamento ai nostri telespettatori alla puntata di domani. Arrivederci e ci vediamo la prossima volta.